adesso, grazie a Cosimo Dell'Anno, abbiamo il collegamento. Allora, siamo in chiusura. Vorrei chiamare qui la Protezione Civile Motorizzata, Salvo Marchese d'Agona e tutta la Protezione Civile di Rosolini e di Modica presenti, anche se non sono in divisa. Qualcuno me li chiama per chiudere? Intanto abbiamo con noi la già senatrice Tiziana Drago. Ciao Tiziana. Passa un periodo appunto definito luna di miele e poi ricomincia con una carica aggressiva
recupero per uomini maltrattanti già da qualche anno ed ad hanno assistito al 27% che ha completamente annullato il comportamento aggressivo. Il 50% ha ridotto a sua volta del 50% la carica aggressiva, tranne uno sparuto numero che è un 23% che non è arrivato, diciamo, a buon fine. Ecco, quindi gli interventi è possibile farli. Cioè, ma se non si guarda, ripeto, ai tre attori coinvolti, noi staremo anni, decenni a parlare dello stesso fenomeno. E poi è inutile, non possiamo negarcelo, che la legge sul codice d'onore, che ormai è stata abolita da anni, in realtà culturalmente ancora esiste. Esiste ed è viva in maniera trasversale nella società. Quindi io con questo cosa voglio dire? Che è importante la prevenzione, parlare di questi temi nelle scuole, sono d'accordo, ma in tutti i contesti, quindi associativi, ripeto, nelle parrocchie, perché adesso c'è un aumento nuovamente del ricorso dopo la convivenza al matrimonio per le coppie. Ve lo dico perché proprio con mio marito abbiamo, a volte veniamo invitati anche a fare questi corsi e due anni fa, ad esempio, seguimmo dei ragazzi, erano 33 coppie in tutto, parlammo di questo argomento e poi di fatto convolarono nozze solo 30. Quindi tre non, e sembrerà, come dire, un po' crudo come discorso, però non lo è. Noi siamo contenti di aver fatto emergere questa possibile criticità e quindi aver potuto salvare tre potenziali nuclei familiari. E poi un ultimo particolare riguarda in questa rete anche il ruolo della scuola e i servizi sociali. La scuola ha un ruolo importantissimo, i docenti, i dirigenti scolastici, io sono un docente, non devono segnalare per una questione morale o etica, sono dei pubblici ufficiali, quindi è un dovere segnalare, ma il problema è, cioè, la situazione è molto più complicata, perché a volte si può rischiare, dopo aver evidenziato magari è un problema, aver sentito, non so, urla, dinamiche chiaramente poco serene, poter essere anche tacciati, cioè, denunciati per calunnia. Quindi la donna a volte non è proprio pronta a questo, no? E quindi è un passaggio graduale che deve essere fatto. Io intanto vi ringrazio per avermi invitata e come ho sempre fatto continuerò, insomma, a dedicarmi ai problemi di politica familiare, all'istruzione e quindi agli affari sociali. E nulla, vorrei sapere dalla voce di Corrado il motivo per cui ha voluto che partecipasse anch'io. Grazie. Prego, perché l'hai detto tu, per quello che hai detto, per quello che continui a fare nella tua battaglia, soprattutto per la famiglia. Grazie Tiziana, grazie al pubblico da casa, grazie a tutti i presenti, grazie a voi, grazie alle donne, al di là che sono nato l'8 marzo, sono e sarò sempre con voi alle vostre battaglie vicino e farò di tutto perché non ci sia differenza tra donna e uomo, ma soprattutto che l'uomo prenda coscienza che ciò che può dare una donna, un uomo non riuscirà mai a fare, nemmeno un superuomo. Grazie donne, grazie alla Protezione Civile dei Templari Federiciani di Rosolini e Monica, qui presenti, grazie a tutte le strutture templari nel mondo che ci stanno seguendo, grazie a tutti coloro che si occupano di volontariato e un grande abbraccio alle donne. Alle mie donne. Ciao da Corrado Ormeri, grazie. Alla prossima edizione. Buonanotte.